I rapporti tra Israele e gli Stati Uniti non sono mai stati così buoni. Siamo d'accordo sull'obiettivo strategico di distruggere Hamas e liberare gli ostaggi. Così Mark Regev, portavoce internazionale del premier Netanyahu, che incontriamo a Tel Aviv, mentre il consigliere per la sicurezza nazionale americana Sullivan giunge in Israele. Il presidente americano Biden ha accusato Israele di non volere due stati e ha chiesto un cambiamento nel governo. È finita la luna di miele? Non sono sicuro. La Casa Bianca in realtà non ha chiesto un cambio di governo, ma il premier Netanyahu ha detto chiaramente che i palestinesi devono avere tutto il potere per governare se stessi, ma non il potere di distruggere Israele. Senza un'autorità palestinese? Noi vogliamo che gli abitanti di Gaza governino loro stessi dopo la fine di Hamas, quando Gaza sarà demilitarizzata e deradicalizzata. Gli Stati Uniti hanno posto un limite di tempo all'operazione di terra a Gaza? No. No, noi proseguiremo gli obiettivi fino a che non saranno raggiunti. Nessun primo ministro israeliano è sopravvissuto ad una guerra. Lei pensa che Netanyahu sopravviverà al peggior attacco terroristico nella storia dello Stato ebraico? Quando la guerra sarà finita ci sarà un'indagine. Dal primo ministro in giù tutti vorranno sapere perché l'attacco del 7 ottobre ci ha colti di sorpresa. Israele è una democrazia. Israel is democracy.